Questa notte ho deciso di raccontarti un'altra storia, quella del momento fatale in cui sono nati due dei mostri più amati e temuti del mondo, la creatura di Frankenstein e i vampiri. I never drink wine. Cominceremo dalla creatura di Frankenstein, visto che di fatto è arrivato prima lui. Le circostanze che hanno fatto sì che il romanzo di Frankenstein arrivasse a esistere nel 1818 già da sole sembrano una storia gotica. La vita poco convenzionale di Mary fino al 1816, lei a quel punto aveva 18 anni, la compagnia in cui si trova nel giugno di quell'anno, persino il clima, tutto congiura insieme e contribuisce alla genesi del libro. Mary Godwin, poi Shelley, era nata il 30 agosto del 1797. Suo padre era un filosofo radicale e sua madre una delle fondatrici del femminismo, Mary Wollstonecraft, che morì di complicazioni dopo aver dato alla luce Mary, la quale Mary, piccolina, imparò a scrivere il proprio nome tracciando con le ditina le lettere sulla lapide della madre. William, il padre, non l'aveva presa bene questa perdita. Nonostante si facesse promotore di ideali liberali e paritari, negò a Mary un'educazione degna di questo nome. Per fortuna lei aveva a disposizione le risorse di casa, la biblioteca piena di manoscritti e trattati, e quelle personali, cioè la sua curiosità e l'immaginazione. Visto che William era uno dei principali pensatori radicali e liberali, la sua casa a Londra divenne un po' un punto di passaggio per tutti i grandi intellettuali dell'epoca, tra cui niente meno che Wordsworth e Coleridge. Nel 1814, quando aveva 17 anni, Mary incontrò e si innamorò perdutamente del poeta Percy Shelley, 5 anni più grande di lei e soprattutto sposato. La cosa non lo fermò perché il 24 giugno di quello stesso anno abbandonò la moglie e scappò con Mary. Quando scoprì della relazione di sua figlia con un uomo sposato, Godwin fu furioso. E qua dipende se pensiamo che William Godwin fosse in buona fede o meno. Da una parte era imbestialito all'idea che sua figlia potesse intrattenere una relazione con un uomo senza una bussola morale, dall'altra Shelley aveva fatto credere a tutti di essere molto molto ricco e Godwin si era probabilmente convinto che un'alleanza, anche tramite matrimonio, con Shelley avrebbe risolto i suoi debiti. Salvo poi scoprire che invece Shelley non aveva una lira da sbattere con quell'altra. Com'è come non è, Godwin è talmente imbufalito che si rifiuta di rivolgere più la parola a sua figlia. Il 28 di luglio Percy e Mary in pratica fanno una fuitina in Francia, salvo dover tornare 6 settimane dopo perché non hanno più un penny e Mary è incinta. Il padre non vuole avere niente a che fare con loro e loro sono costretti a vivere della carità degli amici. Pensa che bel momento, intanto sei cresciuta convinta di essere di fatto responsabile della morte di tua madre, tuo padre, che adori, non ti rivolge più la parola e perdi il bambino. Arriviamo al 1816, che è un momento cruciale per Mary a livello personale e, salta fuori più tardi, per tutta la letteratura del mondo. La scintilla di vita arriva dall'incontro con il mad, bad and dangerous to know Lord Byron. Era Caroline Lamb, una delle sue numerose amanti, a descriverlo così. E qua, Vets, non devo neanche inventarmi le cose. Era una notte buia e tempestosa. Il clima del 1816 fece sì che diventasse noto come l'anno senza estate. Il monte Tamboro in Indonesia era eruttato l'anno precedente, facendo sì che l'estate seguente fosse talmente ingorgata di ceneri e nubi vulcaniche che il clima in Europa sembrava quello dell'inverno, per cui pare ci siano state nevicate, pioveva continuamente, veniva buio a mezzogiorno e naturalmente un po' dappertutto venivano distribuiti i volantini che annunciavano l'imminente fine del mondo. Perché comunque la risposta a questo genere di cose è quasi sempre, come i galli, il cielo ci sta cadendo sulla testa. Come se non bastasse, quello stesso anno degli scienziati scoprono delle strane macchie scure sopra la superficie del sole, il che peraltro si riflette in una poesia di Byron scritta a Ginevra nel 1816 che si chiama Darkness. È il maggio del 1816. Mary, Percy e la sorellastra di lei stanno viaggiando verso Ginevra. Lei è ancora Mary Godwin, diventerà Mary Shelley a dicembre, ma si fa già conoscere con questo nome. Claire Claremont o Jane Claremont è un'ex amante di Byron, nonché di lui incinta. Solo che a quel punto Byron ha perso interesse in lei. Per quanto riguarda la sua condotta sentimentale, io temo che Byron sia indifendibile. È Claire che organizza l'incontro, perché ovviamente vuole vedere Byron. A Byron di lei non frega più assolutamente nulla, ma trova in Shelley un grande amico. Abbiamo due gruppi di viaggiatori che stanno convergendo. Da una parte gli Shelley,
che attraversano la Francia in un panorama che sembra post-apocalittico e che in realtà, secondo me, è esattamente come sono le descrizioni all'inizio e alla fine di Frankenstein. Mary Shelley, tra l'altro, scriverà di questo viaggio, se vuoi avere proprio la descrizione di questi panorami con gli alberi scheletrici e distese di desolazione a perdita d'occhio. Gli Shelley si installano in un albergo a Ginevra, tempo circa 10 giorni, e arriva anche Byron, che narra la leggenda viaggiasse con un caravanserraglio che includeva anche animali esotici. Lord Byron è diventato talmente tanto una leggenda che è difficile capire cosa sia vero e cosa no di quello che si dice sul suo conto. Tipo, si racconta che a un certo momento a Cambridge sia riuscito a portare su per le scale del dormitorio un orso. Di fatto qui sappiamo che si presentò alle scale dell'albergo di Ginevra quantomeno con il suo medico personale, il 21enne John Polidori. I due arrivavano freschi freschi da una visita al campo di battaglia di Waterloo e pare che, fedele al suo personaggio, l'arrivo di Lord Byron sia stato particolarmente drammatico e teatrale. Il giorno dopo Byron e Shelley si incontrano per la prima volta e vanno subito così d'accordo che decidono di lasciare l'albergo. Gli Shelley si trasferiscono a Montalegre, invece Byron e Polidori alla famosa Villa Diodati, dove peraltro era stato anche Milton. Ovviamente il clima di qui sopra rimane il clima di qui sopra, quindi non si può far niente fuori, non si può andare in barca sul lago, non si può andare in giro a fare passeggiate esplorative dell'area, si può solo stare chiusi in casa. Penso che Mary a questo punto sentisse una gran voglia di dimostrare alla compagnia di geni quasi ufficiali con cui si trovava che meritava di stare tra di loro. La compagnia trascorre lunghissime giornate e ancora più lunghe notti nei saloni di Villa Diodati. Fuori è buio, ci sono i lampi, tuoni, fulmini e saette. Si discute di galvanismo, dei principi della rianimazione e a un certo momento a Byron viene l'ideona di leggere delle favole di fantasmi. Nella prefazione all'edizione del 1831 di Frankenstein, Mary Shelley scrisse: "Furono tante e lunghissime le conversazioni tra Lord Byron e Shelley, delle quali io ero devota ma quasi del tutto silenziosa ascoltatrice. Durante una di queste, varie dottrine filosofiche furono discusse, e tra le altre la natura del principio della vita, e se ci potesse mai essere la probabilità di scoprirlo. Ai 18 anni sei scappata di casa, con l'uomo che ami, sei col poeta più famoso del mondo, fuori diluvia, e state parlando di cadaveri rianimati. L'unica illuminazione è fornita dal caminetto che crepita e dalle candele." Sullo sfondo c'era anche tutta una batteria di tensioni sessuali e di insoddisfazione tra i saloni di Villa Diodati. Polidori pare si fosse preso un po' una cotta per Mary, che naturalmente non ricambiava. Claire era completamente fissata su Byron, che non ricambiava. Shelley pare stesse assorbendo questo clima di tensione come una spugna. Tanto che pare che una sera, mentre Byron leggeva un poema di Coleridge, Christabel, Shelley sia rimasto così sconvolto dall'interpretazione veramente ipnotica che doveva avere Byron della poesia, da a un certo momento scoppiare in un urlo e corrersene via. A quanto pare terrorizzato, raccontò più tardi, dall'idea di una donna con gli occhi al posto dei capezzoli. Episodio che naturalmente Polidori non dimenticò. Mi immagino che non tutte le sere in cui Byron leggeva dovessero andare così, ma così sicuramente va la notte del 16 di giugno. Fuori infuria la tempesta e il libro scelto è The Phantasmagoria, un libro di storie di fantasmi tedesco. Il vento che ulula, i vetri che vengono scossi dai tuoni, l'improvviso chiarore dei lampi, Byron che racconta con toni minacciosi, il fuoco dietro che ruggisce. A un certo momento Byron sbatte il libro, pare spaventando tutti i suoi amici, e dice: "Basta, non voglio più leggere delle storie, voglio che ne scriviamo", e sfida tutti i suoi amici, ciascuno a scrivere una storia dell'orrore. Era esattamente il trampolino di motivazione che serviva a Mary, la quale scrive: "Mi diedi subito da fare per pensare a una storia che potesse rivaleggiare con quelle che ci avevano emozionato tanto da arrivare a questa missione. Una che parlasse delle misteriose paure della nostra natura e risvegliasse orrore da brivido." In realtà a Mary l'idea non viene fino al 22. Quella era una delle sere in cui ci si era soffermati a discutere sugli esperimenti di Erasmus, Darwin, quelli di Galvani, e Mary aveva cominciato a rimuginare sull'idea di cadaveri rianimati. Poi arriva il momento di andare a dormire e lei non ha sonno, o quantomeno non ha pace, si rigira, e a un certo momento viene investita da un terribile incubo. L'incubo di fatto è Frankenstein, la storia di un uomo che decide di giocare a fare Dio e dà vita con arroganza a un cadavere composto da tanti pezzi diversi, ovviamente con conseguenze disastrose. Sempre nella prefazione dell'edizione del 1831 c'è il racconto di Mary Shelley su questo sogno, te lo scrivo
scrivo nel box. Io me la immagino risvegliarsi spaventata. Sai quei momenti quando non riesci a scuoterti via dagli occhi soltanto dell'immaginazione l'immagine di un brutto sogno? Penso che non sia stato un momento molto piacevole, ma col senno di poi, quello è il singolo istante in cui sono nati Frankenstein e la sua creatura. Più tardi si ricorderà di aver pensato: oh, se solo potessi arrivare a una storia che spaventi il mio lettore tanto quanto ero spaventata io quella notte. Subito prima di realizzare, l'ho trovata. Purtroppo la storia non ci dice se Frankenstein ha vinto la competizione di storie di fantasmi. C'è da dire che uno dei contendenti, Byron, gliela diede su. La sua storia The Vampire oggi è noto come Fragment of a Novel. È una storia abbandonata che non finì mai. Frankenstein è la magnifica, innaturale unione tra Prometeo e Lucifero di Paradise Lost. Mi chiedo se avesse il sospetto di avere tra le mani qualcosa di un po' più prezioso di quello che all'inizio pensava essere solo una storia breve. Di fatto, lavorò sulla prosa di Frankenstein per 2 anni e quando il romanzo uscì nel 1818 a gennaio, quindi siamo quasi al suo 200° compleanno, divenne immediatamente un successo. Si è trascinato dietro centinaia di composizioni sullo stesso clima e dal momento in cui è uscito non è mai stato fuori stampa. Incidentalmente, forse in silenzio, forse un po' sullo sfondo, specialmente in una stanza dove ci fosse Byron, che mi aspetto fosse un po' un fiume in piena, c'era John Polidori. Penso che Polidori volesse impressionare Byron. Penso che chiunque intorno a Byron volesse impressionare Byron. Penso che Polidori fosse una persona molto sensibile e molto insicura. Era stato grandemente bullizzato da bambino e si era rivolto alla poesia alla ricerca di sollievo. E così, mentre Mary scriveva della sua creatura, John si mise a scrivere di un vampiro. Il giorno dopo l'annuncio della sfida da parte di Byron, Polidori scrive nel suo diario: «Hanno cominciato tutti a scrivere tranne me». Mary racconta che all'inizio Polidori abbia avuto un'idea tremenda di una donna con un teschio al posto del viso che era stata punita per aver spiato qualcosa attraverso un foro di serratura. Quell'idea lì l'abbiamo chiamata piano B e a quel punto Polidori si rivolge all'idea del vampiro che è molto lontana da Nosferatu. Modella il suo signore delle tenebre su un gentiluomo misterioso, affascinante, sensuale e soave. Diciamo che la persona su cui lo modella non è esattamente un mistero, perché sceglie di chiamare il suo vampiro Lord Ruth. Caroline Lamb, una delle amanti di Byron, quella che lo descriveva con Mad, Bad and Dangerous to Know, nel suo primo romanzo, intitolato Glenarvan, aveva raccontato la sua storia d'amore con Byron, camuffandola veramente appena appena con uno strato di nomi finti perfettamente riconducibili a quelli veri, e Lord Byron lì si chiamava Lord Ruven. Tra l'altro non capisco la ragione del fatto che sia scritto così, col TH silenzioso. Cioè, sembra Django. The D Silent. The Vampire fu a sua volta un gigantesco successo. In realtà, forse principalmente perché i più pensarono l'avesse scritto Byron. L'ennesimo colpo per il povero ego di Polidori. Pubblicato nel 1819, tempo 2 anni, aveva iniziato a essere tradotto in giro per il mondo, ma per via di un cavillo, Polidori era stato escluso dai diritti d'autore e ricevette un compenso di 30 sterline. Nessuno dei due, né Mary Shelley né John Polidori, ebbero dopo quella notte fatale vita facile. Ma grazie alle loro paure, incertezze e ai loro incubi, la letteratura di oggi è quella che conosciamo. Ma ti immagini che panorama globale diverso avremmo oggi noi se quel giorno fosse stato bel tempo? So che in realtà si tratta di un aneddoto molto noto, ecco, quello della notte a Villa Diodati, però ti metto comunque nel box un po' di link di cose che ho letto per trovare un buon fluire dei fatti. Spero che magari immaginarti anche tu in un angolo di quei salotti a lume di candela con Byron che interpreta le storie e fuori la pioggia che imperversa ti abbia un po' emozionato, abbia evocato quella che doveva essere la tensione e la magia di quei momenti. E naturalmente a questo punto io ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao!